Ehi, la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expedition Speaking. Allora, vero è che non ho fatto nulla. Voglio vedere il discorso qua che diceva dei ladri che sono accampati qua sopra, per cui vediamo se possiamo occuparci anche dei ladri. Andiamo a parlare col tizio. Sono una dozzina, ma sono poco. Sono male equipaggiati. Non ci piacciono gli stranieri. Vattene prima che questo si metta male. Proviamo con Diplomacy 4. So che siete ladri, vi darò una chance di andarvene prima che vi uccida tutti. Non devi scherzare, siamo il doppio di voi. Siete solo dei ladruncoli, noi siamo dei guerrieri con esperienza. Andatene finché avete possibilità. Ok, alcuni se ne vanno via, gli altri invece si armano. Ah, sono in 9, sono rimasti in 9, vabbè, ma davvero, cioè, vi ha tirato giù un botto di gente, adesso vuoi che ci facciano paura questi ragazzini? Vai, Ketil. Ah no, hai resistito all'Ariad? Eh beh. No, non ce n'è nessuno in fila. Allora, no, si è fatto malissimo. Allora facciamo che. No! Com'è snarato? Ha assorbito il danno e oh, ci sta. Uno è andato. Prima che si vada a picchiare gente in giro. Oh, sono rimasti in 6 e noi siamo in 6, per cui ci sta. E così tutti sono sopra, per cui. Ah, me lo tirano giù. Ok, siamo 6 a 5. Guarda come mi flancano Gunnar adesso. Con un pugno, eh? Lei? Mi aspettavo qualcosina di più. Da parte tua. Io, almeno ci liberiamo dal flanked. Allora, 85, vai. Ma no! Come l'ha mancato con 85? Cavolo. Yeah. Adesso tiriamo giù anche l'altro, non ti preoccupare. Passa in mezzo al fuoco? No, lo flanca. Dagli un bel sanguinamento, così magari ci resta. Anche il drugged. Ma con che ti posso fare qualcosa? No, posso solo tipo avvicinarmi un po'.
Ah, potevo lanciarla sull'altra, magari con il bleeding ci restava. Aia, ma che pugni forte che dà sto tizio comunque. Ma perché si mette là in mezzo? Tiro opportunità, va bene, ho tanto. Andate. Spostati di qua così almeno non tiriamo giù a Slafer. Ok. Magari però, se tu ti sposti Ketil, Roskva riesce a... Dovrebbe. Magari non ci rimane... E invece sì. Io sono rimasto un po' male, vediamo quanto danno ci siamo pigliati. Un light puncher, infatti, vabbè. Vediamo tutto, adesso andiamo a parlare con il ragazzino. Ah, qua c'è una pietra. Ok. C'è altro qua, no? C'è sta erba, ma mi sa nient'altro. Torniamo giù allora dal ragazzetto. Ah, il cairn. Ah, poi là c'erano anche i lupi, effettivamente. No, aspetta, i lupi ci ingaggiamo tra un attimo. Non vorrei rischiare di perderci qualcuno per sto giochetto. Allora, lui non fa fare nulla, però se abbiamo derubato i tizi adesso avremo la chiave. Yes! No, non è una quest, allora sembra. Qua c'è altra roba da scandagliare, tipo, andiamo qua. Ah, c'è una croce da tirare giù? Forse l'ultima? No, ci sono altri posti probabilmente allora. Che cosa c'è? Chi sono i nemici che non devono... The fuck? Ma è rotto, non c'è nessuno qua su. Ah, erano gli scout sopra che però sono scesi quando abbiamo attaccato i primi. Sono quelli che sono arrivati dopo. Sono questi due qua. Un po' buggata sta cosa. I lupi dov'è che sono? Sono là i lupi, eh? Approsimiamo un attimo di quassù a vedere che cosa c'è. Prima di andare ad affrontare direttamente i lupi, cosa c'è qua? Una mamma ha cercato di salvare il figlio, ma ha fallito, dice. Ah, i lupi, eccoli. Cavolo. Quanti sono? Sette. No, mi ha tirato per terra. Sette sono tanti, io sono anche fatto, mi sono un po' fatto malino prima. Grande attacco d'opportunità.
Ho capito, ma se me li tirano tutti giù per terra, cos'è? Un barbacici cocò? Pure flanked. Oh, non si è per niente messi bene, vi dirò. In questo momento, Nefi non può neanche colpirne due in questo momento. A meno che... Allora, no, che tira giù. Ah, se io seccassi qua, riesco a seccarlo? Mi sa di no. Aspetta, facciamo lancio della pietra. Adesso dovrei. Ok, ottimo. Nefia, muove qua. Ok, uno è andato. C'è Gunnar per terra, porca pupazza. Allora, Roskva mi sa che fa meglio se tira giù, se tira su uno. Ah, però si piglia l'attacco d'opportunità se tira su uno. Allora no, tira giù il lupo, eh. Ah, questo Q... Ah, ci sono delle curine, ma lui non ce l'ha le curine. Ah, c'è un altro attacco? Swipe. Adesso lo vedo che ci sono dei... No, ma è rotto, cos'è sta storia? Che fa? No, lei può... No, lei c'ha la curina, lui cos'è che c'ha? No. Beh, una curina potresti prendere, te la rosco. Io sono di nuovo giù. Non fosse stato per la curina sarebbe... Avremmo perso la Roskva. Allora, tu vai. Heavy swing. Ok. Nefia, vai qua. Riesci tutti e due, mi faresti un gran piacere grande. Ma sono peggiorato? Mi sa di sì, vediamo un attimo. No, existing injuries, ok. Hanno perso... Ma anche... perché anche Gunnar ha perso il... Curino? Abbiamo altri comunque, mi sa, in tutto ciò. Scusate, ma... Ok, e poi cosa c'è? C'era qualcuno che è stato attaccato dai lupi. Ok. E... nient'altro? Mi sa che abbiamo scoperto tutto qua. Perché sta mappa è sempre tutta rotta? Cosa vuol dire? Venir. Vabbè. Dove siamo noi? C'è altro da vedere? No, non sembra. E, le curine, vediamo se abbiamo delle curine da dare a... Gunnar ha perso la curina. Ha perso la curina? Perché ha perso la curina? Boh.
Allora, Curina ce l'ha e Roskva un'altra Curina. Mi sa che erano le ultime che avevamo. Sì. Vabbè, ma ci sono servite in questo giro. Ma poi forse non si sarebbe fatta niente, anche fosse caduta, però. Almeno abbiamo ripulito la zona seriamente. Sono tutti stanchi prima che arriviamo là. Vabbè, speriamo che non succeda nulla. Tutti affamati. Sì, entriamo qua. E vediamo un po' che fare. No, intanto carne a tutti. Io devo essere curato da Roscoe, possibilmente. Aspetta, io ho dei turni di guardia. Posso essere curato dei turni di guardia? No, è già a posto, uno basta. Sì, così almeno. Allora, Katie la posso che cacciare, lo metteremmo. Un mito spoiler. Posso che cacciare, lo metterei a craftare, visto che è 5. Io farei un helmet. Posso mettere mental resistance. Quanto costa tutta sta roba? Mask ed helmet. Ma da accuracy penalty. Per non mettere accuracy penalty. 10%. Comunque 10%. E avrà anche una proprietà speciale. No, allora mettiamolo così, non vorrei il coso. Ah, no, però non ha armor smithing al 5 ancora. C'era solo il 4. C'era solo il 4. Adesso può solo fare delle. Proviamo a fare una Dane Axe allora, visto che faccia un botto di danno incredibile. Armor piercing. Ah, lo fa. Cioè, può farla al massimo de... Vadi? Oppure cos'altro potremmo fare di fare? Un'ascia? O uno scudo? Lo scudo più potente del mondo. O se no, un bow. Facciamo un arco per te stesso. Craftati l'arco più potente di sempre. Armor piercing. Mi costa 50 salvage. Ne abbiamo di salvage qua. Possiamo anche andare a comprare, ne abbiamo un sacco di soldi. Farebbe un sacco di danno. Avrebbe un sacco di critico. Vai. Tra l'altro con Aedis possiamo scraftare un sacco di roba. Aedis. Allora qua, no vabbè, le armature vediamo un attimo. Total salvage. Ah, questo è un coltello molto bellino, quindi direi che a te, a Roscoe va bene. Ma mettiamolo a Roscoe intanto, coltellino. Ok. Questo è un coltellino che fa più schifo. Quindi mettiamolo a... No, a chi lo diamo? Come secondaria? Che cavolo secondo lei? Perché almeno non la perdiamo in giro. Questo è il coltellino che aveva Roscova prima. Adesso possiamo eliminarlo. Allora, questo via. No! E ho sbagliato. Questo fa più schifo. Questo fa più schifo.
Birded Eggs, ne abbiamo una migliore? No, Birch Bow, ne abbiamo una migliore, sì. Broadsword, Sword, allora questa la togliamo. Spear, Shield, cioè, togliamo questo, ok. Fa più schifo, abbiamo visto. Voglio tenere il mio per ricordo. L'accetti, ne abbiamo. Vada. Di armatura invece, cos'è che abbiamo? Queste due che possiamo scraftare con molto piacere. Va bene. Mentre invece hai da riparare qualcosa? Repair. La roba equipaggiata. Ah, quella equipaggiata da Slayer. Va bene. Poi dorme. Poi. Vediamo prima un attimo come viene fuori l'arco. Poi vediamo se fare altre cose. Lui è da curare. Viene curato. Sveina, tu puoi. Preserve. Chi è che ha ancora degli available shift? Nefia. Che no, Nefia. Allora facciamo. Sveina, tu vai a cacciare. Che sei rank 5, Nefia invece facciamo preserve. Così. Ah, io ho degli shift liberi, ma no. Vabbè. Make camp. E poi stacchiamo perché sono già 21 minuti. Però voglio prima vedere come salta fuori l'arco. Allora, io sono guarito, più medicine. Meat, rations. Ok, abbiamo guadagnato un po' di razioni, un po' di carne, è andato. Tutto a posto. Allora, vediamo un attimo com'è la situa dell'arco, poi stacchiamolo. Inventory, vediamo. 3, 2, 1. Vediamo rispetto a quello che ha. Mareo, più 11 di danno, più 5 di armor penetration. E la cosa che è uscita fuori è 5% di extra attack chance. Ah, è questo che aveva forse lui. No. Molto buono. Molto buono rispetto a quello che aveva già un 5. Questo lo diamo a lei. E scraftiamo il Birch Bow. 9 salvage ci ha dato. Ok. Molto molto buono. Molto molto buono. Ah, lui è molto sicuro. Strano che non se ne sia ancora andato. E nulla. Detto questo, io come al solito vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi perché se non l'avete già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.